Squadre schierate al centro del campo di fronte Pescara e Pistoiese fuori Rizzo per squalifica. Auteri conferma per 10 undicesimi la squadra che ha espugnato Grosseto. L'unica variante sostanziale, rientro di Durudi dopo la squalifica al posto di Ingrosso. Parte dalla panchina Memuscia e dunque Diambo confermatissimo, il cuore del reparto nevralgico insieme con Pompetti, anche perché hanno fatto molto bene entrambi nella trasferta di Grosseto. Pistoiese con Pinzauti in panchina, gioca Vano, rientra per essere ancora più precisi Vano, ex Chieti, stagione 2014-2015, 3-5-1-1, Vagliani, 41 anni, originario proprio di Pistoia, gioca alle spalle, sarà il migliore insieme con Vano, poi sarà sostituito dal tecnico Sassarini. Parte bene, parte forte il Pescara con questo cross di Zappella, colpo di testa centrale di Ferrari che va più su rispetto al suo dirimpettaio, la conclusione però di testa centrale, nessun problema per il portiere Crespi. Siamo al decimo minuto nel corso del primo tempo, c'è questo recupero di Drudi su Vano, è uno scontro tra titani, grande intervento davvero del difensore centrale pescarese. Poi sul versante opposto c'è questo tiro, questa conclusione di Clemenza che viene murato da Sottini che è stato preferito all'inizio della partita a Sabotic il montenegrino che è stato praticamente sempre titolare nell'11 toscano. Quindi il gol del Pescara, il pasticcio di Crespi, lucidissimo Ferrari e poi glaciale Diambo, stop, controllo e gran sinistro sotto la traversa, il Pescara in vantaggio al 27esimo minuto nel corso del primo tempo e questo è il primo gol con la maglia del Delfino per il giocatore franco senegalese che naturalmente è cresciuto nel vivaio, classe 2000, seconda partita da titolare di fila in campionato, aveva già giocato sino a qualche settimana fa, poi era uscito un po' dai radar. Rivediamo l'azione, bravissimo Ferrari, inesauribile davvero il giocatore italo-argentino, tra l'altro ex della contesa, aveva segnato 13 gol nella stagione 2017-2018 appunto in Toscana con la squadra arancione. Quindi la reazione della Pistoiese con questo palo clamoroso colpito da Ricci, di fatto Sorrentino fuori causa, e guardate proprio Ricci dopo la spizzata di testa di Gennari che anticipa Drudi, timbra il palo destro della porta difesa da Sorrentino, dunque un passo dal pareggio da Pistoiese nel finale. Pistoiese che reagisce, una squadra fisica, aggressiva, soprattutto fisica, perché ci sono tanti giocatori prestanti dal punto di vista atletico e subirà, o meglio, soffrirà un po' sotto questo profilo la squadra di Gaetano Oteri. Qui siamo nella ripresa, c'è l'intervento provvidenziale, risolutivo di Iannes su Romano e poi le tre sostituzioni perché entrano Memuscei, entra anche Rauti e poi Chiarella, dopo qualche minuto anche Cancellotti, insomma ci sono diverse sostituzioni. Qui Rauti si lamenta per un contatto in area, sono usciti Diambo, Dursi, Ferrari e Clemenza, vediamo inquadrato proprio Rauti che segnerà il gol del raddoppio, un contatto con Ricci, l'arbitro il signor Villa di Rimini ha lasciato proseguire. 77esimo, guardate Pompetti non guarda neanche il movimento di Rauti, lo ispira con questo gioiello e poi il destro che piega le mani, destro di Rauti naturalmente che piega le mani del portiere Crespi, è il secondo gol con la maglia della Pescara per Nicola Rauti, classe 2000, in prestito dal Torino, aveva segnato nell'infausta trasferta di Pontedera, il gioiello, il sinistro davvero educato di Pompetti e poi il gran destro, ha tenuto basso il pallone, è stato bravo nella coordinazione proprio Rauti, il pallone viene soltanto deviato dal portiere della Pistoiese Crespi, classe 2001, in prestito dal Crotone, 2-0 al minuto 78, dunque un gol importantissimo perché nella ripresa la Pistoiese aveva alzato il baricentro, il Pescara un po' in difficoltà anche se Sorrentino ha dovuto compiere interventi degni di questo nome. Poi sul versante opposto sempre il Pescara ad un'unghia dal Tris con Chiarella, serie di finte, bravissimo Crespi che va a deviare il pallone oltre la traversa, decisivo l'estremo difensore della Pistoiese che nega il terzo gol, il primo con la maglia del Pescara, Chiarella entrato in corso d'opera, classe 2002, prodotto del vivaio. Poi 86esimo, vediamo il tentativo di Zappella, il suo tiro cross
con la palla bloccata senza problemi dal portiere della Pistoiese Crespi. Tra l'altro Zappella era stato alzato nel tridente nella parte finale dopo l'ingresso in campo di Cancellotti. Finisce qui la partita, settima vittoria stagionale per il Pescara, la prima volta con due gol di scarto. Pescara batte Pistoiese 2-0. Salve. Ciao, buongiorno. Salve.